Più di 250 persone hanno affollato l'inaugurazione ufficiale del Museo del Mare, ideato dal capitano Ferruccio Falconi al Lido di Venezia. Custoditi in via Biagio e Zulian, a due passi dal centro dell'isola, circa 500 pezzi, tra oggetti piccoli e grandi che rappresentano la storia marinara e contadina di Venezia. Con il dottor Bacialli, Luigi Bacialli, alla Giudecca facevamo le conferenze per la marineria finalizzate al ritorno dei veneziani, all'armamento, alla passione per la navigazione e per le navi. Il Museo di Falconi è anche un monito a difesa della tradizione veneziana e l'iniziativa dell'inossidabile capitano, oggi 92enne, ha ricevuto anche la medaglia d'oro. Questa medaglia d'oro dei marinai d'Italia mi fa particolarmente felice perché è la terza medaglia d'oro che ricevo, due, una da Genova e una da Spezia. E medaglie date non dai politici ma dai marinai. All'apertura del museo, che è visitabile gratuitamente, sono intervenute varie personalità, tra le quali l'ambasciatrice del Regno dell'Esoto, di cui Falconi è console, che ha annunciato in futuro anche la possibile visita del re dell'Esoto e il presidente dell'Ateneo Veneto, Giampaolo Scarante. Questo museo è unico al mondo perché conserva dei reperti che presenta in uno scenario di dipinti eseguiti a quattro mani da me e dal grande mio amico Giacomo Vaccaro.